Amici sportivi, buonasera e buon calcio dal Westfalen Stadium di Dortmund, dove sta per avere inizio Borussia Juventus, partita andata della finale di Coppa UEFA. Nona finale per questa Juventus, una Juventus che nelle otto precedenti finali ha vinto quattro volte pareggiato. Tutto è pronto, la partita è iniziata in questo momento, il Borussia è subito in azione. Ancora in attacco con Pushner, i giocatori tedeschi dalla sinistra, prova ad affrontarlo, in chiusura Baggio, Reinhard, situazione pericolosa, Rummenigge, attenzione al tiro, gol! In vantaggio subito il Borussia, bellissima discesa dalla sinistra di Reinhard e Rummenigge con l'interno destro ha piazzato il pallone nel set, nulla da fare, tutto questo dopo un minuto e 52 secondi, partita che inizia davvero male per la Juventus. Ecco che vediamo Reinhard mettere la palla all'indietro, di collo esterno Rummenigge che infila sul set, sull'angolo alto alla destra di Peruzzi. Sampdoria e Borussia risultò decisivo con i suoi due gol. Nel frattempo c'è stata una distrazione di Müller che recupera ancora la palla, sta per entrare in area di rigore, ancora dalla sinistra, un pallonetto stupendo, la palla che colpisce la traversa, grandissima giocata di Andy Müller dopo 6 minuti e 54. Müller è entrato sul vertice dell'area, ecco lo vediamo, entra in area e di sinistro rispetto a questo pallonetto che scavalca il portiere, però colpisce la parte superiore della traversa e finisce sul fondo. Tocca ancora l'indirizzo di Franca sulla sinistra per Reinhard, parte il cross tagliatissimo, Marocchi mette sui piedi di Lusch che va al tiro e la palla sfiora il palo, una grave distrazione di Marocchi e una bellissima conclusione di Lusch. Si può vedere forse che c'è un intervento di Reuter sulla gamba di Müller mentre questi lo sta dribblando. Calcio di punizione con Andy Müller, scambia con Vialli, ancora Vialli, ancora Müller prepara palla buona per Dino Baggio, perde il tempo ancora Dino Baggio, il tiro, gol! Bellissimo gol di Dino Baggio che ha dribblato l'avversario ed è a rete, una bellissima punizione della Juventus combinata con Müller, Vialli, Müller poi Dino Baggio ed è il pareggio quando siamo al 26esimo e 20 secondi. Una bellissima azione, una punizione studiata con doppio scambio, con palla a Dino Baggio sulla destra libero che però dribbla verso l'interno e con il sinistro coglie il palo lontano alla destra di Klose, imparabile. Poi Marocchi alla presa con Lusch, recupera Dino Baggio, ancora Dino Baggio che interviene, anticipa, Marocchi riesce a mantenere in campo la palla, c'è il contropiede della Juventus, ancora Marocchi mentre cerca di andare in sovrapposizione Vialli, ancora Marocchi che prova a cercare il tempo giusto, lo trova, Vialli è un pochino spossato per la lunga corsa, riesce comunque a crossare, Baggio davanti al portiere, gol! 2-2-2 per la Juventus, grande azione di Vialli che ha trovato Roberto Baggio e siamo sul 2-1 quando siamo esattamente alla mezz'ora, la Juventus che ha ribaltato la situazione che la vedeva sotto di un gol dopo un minuto. Vialli ha dribblato sull'esterno Gauer, stoppa di petto e poi con facilità, vista la sua classe, segna il gol del vantaggio per la Juventus. Roberto Baggio, buone triangolazioni, buone geometrie, ancora Roberto Baggio, prova il dribbling, poi arriva Müller, ancora un altro avversario e poi Baggio che va al tiro, la parata di Klose, una Juventus che quasi per il rotto della cuffia è riuscita comunque a trovare la coordinazione per battere a rete dopo un paio di interventi vittoriosi dei difensori avversari. 2-1 dunque, gol di Rummenigge in apertura, poi pareggio di Dino Baggio e 2-1 con Roberto Baggio, Marco Francioso è a bordo campo. Marco, se mi senti vedi di bloccare uno dei protagonisti di questi primi 45 minuti per la linea. Secondo tempo che è iniziato in questo momento, dunque la Juventus è forte del vantaggio conquistato nei primi 45 minuti, mentre vediamo Baggio che prova ad andarsene, salta un paio di avversari, riesce o perlomeno stava per riuscire a toccare per De Marchi, l'intervento è stato di Reinhard, alle prese con Reuter, ancora Müller, vediamo se riesce a cambiare, palla stupenda per Baggio, attenzione a Baggio, e la palla sta per infilarsi in gol, ma finisce di poco a lato, grandissima giocata di Andy Müller e c'è stata la conclusione vicinissima al gol da parte di Roberto Baggio al 17esimo e 17 secondi. Si gioca nel silenzio con Reinhard, ora che prova il tiro dalla distanza e il tiro è pericoloso, vedete la parata di Peruzzi e palla rinviata, un tiro pericoloso anche perché è abbastanza tagliato. Combinazione Reuter in posizione di sparo, lo affronta Conte e poi rilancia nella zona di Müller, vediamo se Müller riesce ad andarsene, alle prese con Graver, due giocatori contro due, se fa buon movimento Vialli la palla può essere la destinazione, eccolo Vialli, non ce l'ha fatta a superare Schmidt, ancora Vialli,
insiste nella sua azione mentre vengono su gli altri giocatori della Juventus. Müller, palla buona, vediamo Baggio che incrocia il tiro e la palla che colpisce il palo finisce in gol. 3-1, grandissima giocata di Roberto Baggio che ha incrociato e ha messo la palla nell'angolino laddove nulla poteva il portiere Kloss. Ancora da un'azione di Vialli, ancora un gol di Roberto Baggio quando siamo al 28esimo e 53 secondi. Azione insistita sulla sinistra di Vialli che è rientrato, sembrava crossarsi, ha dato verso Müller che ha vinto il tiro in porta ancora una volta e ha dato questa palla scorrevole, ecco stop, questa palla scorrevole verso Baggio che la lascia passare e poi incrocia con il destro, prende il palo opposto e la palla carambola in rete. Ancora De Marchi, ancora Galia, Marocchi e l'arbitro dice che è finita, la Juventus vince questo match di andata per 3-1. Un risultato sicuramente confortante, ricordo il primo gol di Rummenigge dopo un minuto e 52 e la formazione bianconera che ha replicato con il pareggio di Dino Baggio al 26esimo, il 2-1 di Roberto Baggio tutto nel primo tempo, nella ripresa è arrivato il gol del definitivo 3-1 ancora realizzato al 28esimo da Roberto Baggio. Signore ascolto, buonasera, siete collegati in diretta con lo stadio delle Alpi di Torino dove sta per avere inizio l'incontro tra Juventus e Borussia di Dortmund, valido quale gara di ritorno della finale di Coppa UEFA. Vi ricordo all'andata la vittoria della Juve per 3-1 in terra tedesca e la Juve con Peruzzi, Carrera e Torricelli, De Marchi, Kohler, Giulio Cesar, Galia, sembrava dovesse giocare Marocchi, Dino Baggio, Vialli, Roberto Baggio e Müller. C'è l'indisponibilità di Conte, consulta a vista i suoi due collaboratori, l'arbitro Blankenstein, partiti. E Rummenigge in possesso di palla. Questa finale di ritorno di Coppa UEFA tra Juventus e Borussia, confronto fra il calcio italiano e tedesco. Vediamo gli sviluppi di questa azione. Vialli splendido, il suo tocco, il tiro, il gol da parte di Dino Baggio. Juve subito in vantaggio. Al quarto minuto Dino Baggio, ancora lui, sblocca la situazione. Dino Baggio è stato veramente determinante in questa edizione della Coppa UEFA, se pensiamo che questo è il suo quarto gol. Aveva segnato con il Sigma, col Benfica, col Borussia nella partita di andata, adesso si è ripetuto con questo bellissimo gol che rivediamo. Gol molto bello, prezioso e intelligente il colpo di tacco a smarcare, ecco, rivediamo. Parabola lunga, il colpo di testa da parte di Kohler, fermato sulla linea da un difensore. Largo per Roberto Baggio. Roberto Baggio ora punta l'avversario, finta magnifica, ancora una finta e poi il tiro indirizzato sul palo più lontano e molto bravo Kloss. Finezze di Roberto Baggio che vedete si dispera un po'. Müller. E gol! E ancora lui, e ancora Dino Baggio, stavolta sceglie stupendamente il tempo e nuovamente Dino Baggio che deve avere qualcosa di personale contro il Borussia di Dortmund, raddoppia 2-0, bellissimo, festa, festa grande al Delle Alpi. Adesso nella classifica cannonieri di questa Coppa UEFA, tra l'altro Dino Baggio, e stiamo rivedendo proprio a rallentatore il suo gol, si è avvicinato a Roberto Baggio perché con le due reti è salito a quota 5. E festa grande naturalmente in piazza San Carlo. Nella prima frazione di gara risultato di 2-0 con doppietta di Baggio, a Baggio Dino stavolta per la Juve, squadra negli spogliatoi, sbuffa il trap. Buffa anche per l'aria che respira probabilmente, no? Ed ecco partiti, secondo tempo della finale di ritorno di Coppa UEFA tra Juventus e Borussia di Dortmund. Risultato dei primi 45 minuti di gioco, Juventus 2 Borussia Dortmund 0, a favore di Frank. Quindi suggerimento per Reinhardt, può effettuare il cross, accenna l'uscita Peruzzi e poi ritorna tra i pali ed è bravo a trovare il riflesso per la parata sul colpo di testa ravvicinato di Sippel. Roberto Baggio non lo molla un attimo Carl, come vedete. Vialli, c'è Galia che si inserisce, si ferma Vialli, va ancora al dribbling, viene spostato da Schmidt, mantiene il possesso del pallone, chiede la collaborazione dell'avanzante De Marchi, colpo di tacco
e gol molto fortunoso da parte di Möller, che ha segnato in maniera involontaria, mi è parso di aver visto, c'era stato il preziosismo da parte di Roberto Baggio, ma sul pallone è arrivato sicuramente prima il difensore tedesco, il cui rinvio è carambolato sul piede di Möller, che trova la soddisfazione del gol personale, 3-0, ecco, osservate, colpo di tacco di Baggio, e vedete che c'è Zelic che va al rinvio, carambola sul piede di Möller, 3-0 per la Juve. Palla fuori per Pochner, Schulz, Reinhardt, il cross, non concedono nulla i difensori della Juve, la palla è per Ravanelli dopo il gran colpo di testa di Koller, il fallo subito da Ravanelli. Autore Schulz, fischia la fine, l'arbitro addirittura in anticipo, avete visto, rispetto all'orario previsto. E per la Juventus la grande soddisfazione della Coppa.